Il sindaco di Teramo, Gianguido Del Berto, a distanza di oltre 20 giorni dalla sua riconferma, ha presentato la nuova giunta comunale. Un progetto che va in continuità in buona parte con i primi 5 anni di amministrazione, che sono quelli che ci hanno consentito e ci consentono di essere qui, con la fiducia forte, fortissima dei cittadini nei confronti di questo progetto, fiducia rispetto alla quale tutti i componenti di questa nuova fase amministrativa devono essere all'altezza. 6 assessori su 9 hanno già ricoperto il ruolo nella passata giunta. La nomina di vice sindaco è stata data a Stefania Di Padova, oltre alle deleghe bilancio e scuola. Ad Antonio Filipponi va la cultura, oltre alle già deleghe del primo mandato, ossia commercio, eventi, e mantiene la pianificazione alla sosta. Trasporti e mobilità vanno a Giovanni Cavallari, che mantiene le già sue deleghe a lavori pubblici, edilizia pubblica e protezione civile. Ambiente, verde, decoro e servizi TEAM a Valdo di Bonaventura. Pacchetto sociale con la delega al welfare e diritti alla casa per la riconfermata Ilaria De Sanctis. Urbanistica, rigenerazione urbana e polizia municipale vanno a Graziano Ciapanna, mentre le new entry sono Pina Ciammariconi, delegata ad Anagrafe, Comunità Energetica e Digitalizzazione, Domenico Sbraccia, assessore a manutenzione stradale, patrimoni e frazioni, Alessandra Ferri, delega sport, impiantistica sportiva e rapporti con università. È un percorso in continuità, cercando di migliorare ovviamente sempre di più il lavoro svolto, ma sulla base di una traccia che nel corso dei primi 5 anni ci ha consentito di mettere in campo una pianificazione straordinaria e in questo secondo mandato di proiettare Teramo nella storia che merita, il futuro della nostra città che abbiamo già scritto, riferimento provinciale e regionale. Infine il sindaco ha deciso di mantenere per sé le deleghe personale, ricostruzione e PNRR. È una giunta che ha un alto profilo e significato politico, che conferma come assetto di giunta ciò che il progetto Teramo è, cioè un laboratorio politico a cui guardano tutti con grande attenzione, guardano a livello regionale, a livello nazionale, perché quello che viene definito campo largo qui si è realizzato come progetto vero, credibile, che oggi è rappresentato dal sindaco, che con la sua giunta e con tutta l'esperienza amministrativa, come ho detto prima, deve dimostrarsi all'altezza di una vittoria netta, schiacciante, e di una fiducia dei cittadini che dobbiamo saper onorare.